Le facciamo vedere una scheda sulle incompiute della regione. Le abbiamo sintetizzate in questo modo. Vediamo se lei è d'accordo o se vuole aggiungere anche altro. Allora, le incompiute della regione. Sta partendo la scheda e poi questo ci dà la possibilità di riflettere su quali dovranno essere invece le priorità del prossimo governatore campano. Le incompiute della regione, il rientro del deficit sulla sanità, la gestione che non c'è stata ordinaria del ciclo dei rifiuti e il mancato completamento dell'organizzazione della macchina burocratica. Beh, siete stati anche voi molto generosi, perché come Generosi. dire, sono tante le cose che Dico le purtroppo priorità in tre non punti. sono state affrontate da questa amministrazione e l'eredità che ci lascia è molto molto pesante. La sanità, ho già affrontato il tema della sanità, quando governeremo finalmente la regione Campania, la sanità dovrà essere una macchina trasparente, nella maniera più trasparente possibile dovranno essere fatte le nomine dei primari, dei direttori sanitari, dei direttori generali delle ASL, la sanità dovrà essere costruita a misura di malato, a misura di cittadino e non rispondendo alle logiche del potere politico. Il ciclo integrato dei rifiuti è evidente che vada sostenuto e accompagnato partendo da una raccolta differenziata che deve essere naturalmente più diffusa da impianti di compostaggio e dai termovalorizzatori. Quello di Acerra è stato inaugurato da questo governo non a caso. Il tessuto economico-imprenditoriale è un altro di quei punti che va affrontato perché è un tessuto che è stato soffocato, che boccheggia.